Buongiorno ragazzi, molti di voi mi hanno scritto per chiedermi informazioni sull'analisi karmica e trattandosi in effetti di uno strumento che non esiste nel mondo della tarologia tradizionale, sto registrando questo video per spiegarvi di che cosa si tratta e come funziona. Ho creato l'analisi karmica nel periodo in cui studiavo filosofie orientali, teorie sulla reincarnazione e in particolare regressione ipnotica alle vite passate. Se qualcuno di voi ha letto per esempio i libri di Brian Weiss, come qualcuno lo pronuncia, sicuramente starete capendo di cosa si tratta. Altrimenti, una regressione ipnotica alle vite passate consiste in un'ipnosi vera e propria nella quale la persona, entrando in uno stato di coscienza alterato, riesce ad entrare in contatto con una o più vite precedenti, riesce a riviverle, a rivederle, in questo modo riesce a vedere che cosa è accaduto e a comprendere quali sono stati gli errori commessi in quella vita che si ripercuotono nella vita presente. L'analisi karmica è uno strumento che ancora non è realmente sul mercato, semplicemente perché non l'ho insegnato a nessuno, ovvero durante le mie lezioni private di tarologia oppure durante i miei corsi privati. Ho preferito per il momento non insegnarlo perché innanzitutto non è adatto ai principianti, necessita appunto di basi e di conoscenze in ogni caso che riguardano il mondo delle carte e il mondo dei tarocchi, ma soprattutto perché prima di poter offrire questo strumento a qualcun altro devo anche comprendere come trasmettere tutte quelle informazioni che stanno alla base dell'utilizzo dello strumento, che come vi dicevo appunto non sono solamente una capacità di leggere le carte, ma si tratta anche di trasmettere conoscenze relative alla psicologia karmica. Una sessione di analisi karmica si suddivide principalmente in due fasi. In una prima fase andremo a ricostruire una vita passata che io chiamo cardine, ovvero una vita nella quale siete stati messi di fronte a una scelta difficile e con il vostro libero arbitrio avete scelto come reagire a quella sfida, come comportarvi in quella situazione. A volte le anime scelgono la strada più comoda, purtroppo, la strada più egoistica, quindi piuttosto che mettere di fronte la loro etica e la loro morale, preferiscono basarsi su un tornaconto personale, anche a costo di far del male ad altre persone, anche a costo di ferire altre anime. Ecco che a questo punto si creano i cosiddetti nodi karmici. I nodi karmici sono quelle scelte sbagliate che abbiamo fatto in passato, scelte che poi ci ritroviamo a dover rifare nella nostra vita attuale, ovvero l'universo ci mette di fronte le stesse scelte, in una forma più moderna ovviamente, semplicemente per darci l'opportunità di cambiare le cose e di uscire da queste dinamiche distorte nelle quali siamo entrati. Cosa significa entrare in una dinamica distorta? Significa che nella nostra vita attuale, ad esempio, siamo soggetti a cose come ripetuti abbandoni, ripetuti tradimenti, ripetuti rifiuti, oppure ci troviamo in una condizione che stranamente non riusciamo a risolvere nonostante ci proviamo in tutti i modi da anni. Oppure all'improvviso ci ritroviamo a vivere qualcosa di particolarmente intenso emotivamente, qualcosa che non ci aspettiamo e non riusciamo a comprendere il perché questa cosa ci è accaduta e ci sembra magari di aver ricevuto una punizione per qualcosa di brutto che abbiamo fatto. Ecco, magari non è un qualcosa di brutto che abbiamo fatto in questa vita, ma si tratta semplicemente di una scelta sbagliata, anche se non mi piace usare il termine sbagliata, ma direi poco equilibrata, in una vita precedente. Dunque, dopo aver ricostruito questa vita cardine e aver visto e osservato esattamente come si è svolta, cosa è accaduto e in che modo abbiamo interagito con altre persone, con altre anime, la seconda fase consiste invece nell'analisi vera e propria. L'analisi riguarda lo studio dei blocchi emotivi, dei blocchi psicologici che oggi ci impediscono di sciogliere il nodo karmico. Diciamo che un'analisi karmica svolta in questo modo ha un effetto molto simile a quello di una regressione ipnotica a una vita passata. L'unica differenza è appunto che non abbiamo bisogno di ipnotizzare nessuno, non ho bisogno di farvi sdraiare su un lettino, farvi rilassare e mandarvi in uno stato di trance di coscienza alterato, ma semplicemente posso ricostruire lo stesso identico percorso tramite delle carte particolari.
Vi ricordo inoltre che da adesso è possibile acquistare l'analisi karmica non solo singolarmente come unica sessione, ma anche all'interno dei pacchetti. Ovviamente acquistare il pacchetto comprensivo di lettura, analisi karmica o sessione di coaching implica uno sconto, anche a volte abbastanza sostanzioso. Per il resto, ragazzi, io passerei alle nostre letture del mese e vi auguro una buona lettura. Grazie, ciao. Eccoci qui, Toro, per la vostra lettura per single del mese di aprile. Questa è una lettura generica, quindi se non risuona esattamente con tutti voi, andate a guardare le letture del vostro ascendente oppure della vostra luna. Se volete invece una lettura privata o una sessione di coaching, potete inviarmi un'email a vocidagliangeli@gmail.com. Allora, stiamo andando a guardare l'energia della persona alla quale voi siete interessati o che è interessata a voi. Se non avete in mente nessuno, si tratta di qualcuno che potreste incontrare in questo mese. In generale, vedo come energia quella del 6 di denari, ovvero si tratta di una persona che tende ad essere molto comprensiva, tende ad essere anche a volte accondiscendente, generosa, non si fa problemi a dare ciò che ha, non si fa problemi ad ascoltare, a cercare di mettersi nei panni degli altri, anche se sembra che questa persona stia attraversando un momento poco piacevole e poco facile. In realtà cosa teme è un 9 di spade e cosa spera è un 2 di spade, ovvero ha paura di sentirsi sotto stress, ha paura delle sue paure, ha paura di avere dei pensieri e di non riuscire a uscire dalla gabbia di pensieri. Ha paura di ritrovarsi in una situazione stressante, difficile, che lo metta in tensione. E quello che spera è semplicemente di avere un po' di tempo per riflettere, per prendere una decisione, per capire che cosa è meglio fare. Cosa nasconde è un 8 di spade, cosa fa è un 7 di spade. Questa stesa è piena di spade, ovvero piena di pensieri. Nasconde il fatto che si sente bloccato, non sa esattamente cosa fare, bloccato dai propri pensieri e appunto ha paura di continuare ad essere bloccato dai pensieri per molto tempo. Ha paura di non riuscire ad uscire da questa condizione di confusione e di ristagno. E quello che fa è un 7 di spade. Sta cercando di raccogliere informazioni. Per qualcuno di voi si tratta di raccogliere informazioni proprio fisicamente. Allora, se c'è stato, parliamo della prima storia che vedo. Se c'è stato un qualcosa fra di voi ed è andato male, e questa persona si è sentita in qualche modo tradita, perché ha scoperto che voi avete fatto qualcosa di poco chiaro, di poco piacevole, o che voi avete nascosto qualcosa. Non necessariamente un tradimento, per carità, ma si può trattare comunque di un qualunque atteggiamento poco chiaro o di qualche bugia che può essere stata detta. Ecco che adesso questa persona ha bisogno di tempo per riflettere, per capire cosa realmente è accaduto e perché realmente è accaduto. Infatti sembra che questa persona stia cercando di raccogliere informazioni, di parlare magari con persone che vi conoscono, con amici, con persone che sono a conoscenza dei fatti. Qualcuno si è rivolto al, come si chiama? All'investigatore. Cioè, anche perché questa persona pensa, perlomeno pensa, la sua percezione è quella di essersi sempre comportata in maniera buona, comprensiva e generosa con voi, quindi ecco che adesso vorrebbe evitare di rifare lo stesso errore. Altra storia, se non vi rivedete in questo caso, se non vi rivedete in questo caso, si tratta comunque di qualcuno con cui le cose magari non sono poco chiare, qualcuno che non ha molta fiducia in voi. E che prima di avvicinarsi a voi, o per paranoia sua, per via di vecchie e passate esperienze brutte con altre persone, o per motivi seri e concreti, magari perché ha sentito dire qualcosa riguardo ai vostri confronti e quindi non si sente sicuro di voi, ecco che ha bisogno di tempo per decidere, per comprendere se voi potreste essere potenzialmente la persona giusta o no. Vediamo se ci sono altre possibili storie. Beh, l'unica altra possibile storia è che questa persona abbia appunto avuto brutte esperienze con il suo passato, con altri, e adesso non si fida di nessuno.
Però vediamo se gli angeli mi danno una mano. L'unione era l'arcangelo Sandalfon. E anche voi avete questa carta, punti di vista o metodi tradizionali. Cerca amici e mentori che la pensano come te. Anche per voi c'è il consiglio di chiedere aiuto a qualcuno, chiedere un suggerimento, parlare con qualcuno che vi conosce, che possa comprendervi, che magari sappia come cosa è successo, che conosca la situazione. Perché ci sono comunque delle cose da chiarire e non è così semplice. Ci sono dubbi, ci sono incertezze. Ad ogni modo, ragazzi, per saperne di più potete chiedermi una lettura privata inviando un'email a vocidagliangeli@gmail.com. Altrimenti ci vediamo alla prossima lettura.